Poi c'è Brozovic che fa incontro al pallone, la verticalizzazione per Perisic, c'è il liscio da parte di Pozman, Perisic, pallone basso, Candreva non riesce a tirare e poi il gol, la conclusione di Vessino con Lautaro Martinez che forse l'ha messa dentro lui, l'ultimo tocco dovrebbe essere del Toro di Bahia Blanca, fatto sta che l'Inter all'undicesimo minuto si parte in vantaggio 1-0, Inter avanti con la rete di a metà possiamo dire Vessino. Con Lautaro Martinez. Vessino ha tirato in porta e Lautaro Martinez l'ha definitivamente messa dentro. Lo sguardo di Luciano Spalletti che sembra fisso, ma dovrebbe essere più che contento. Dovrebbe essere contento. Dopo 10 minuti riesce a sbloccare la partita, è importante, no? Calcio di punizione in favore dell'Inter con Brozovic sul punto di battuta, vediamo, deciderà probabilmente per il cross all'interno dell'area di rigore. Eccolo, uno schema dentro per Nainggolan, pallone allontanato, poi alza un campanile Gravats al limite, ancora l'Inter che prova a recuperare questo pallone, Hoffman in rovesciata, poi ci prova e c'è un gol bellissimo al volo di Ranocchia, un gol bellissimo, il gol del 2-0, accalciato dal limite dell'area di rigore, il gol dell'Inter, il gol di Ranocchia, meritatissimo per questo esempio di grande professionalità. Siamo al 18° minuto e l'Inter è già avanti 2-0. Recupera la formazione nero-azzurra con Cedric, contropiede, parte Perisic al solo, posizione regolare, Perisic, scavalca il portiere, porta vuota, pallonetta, rete, gol meraviglioso e meritatissimo di Ivan Perisic, una gemma da parte del croato. Inter 3, Rapid Vienna 0, quando siamo al 35°, vale tutta la partita questo gol di Ivan Perisic. Hai detto una cosa giustissima, Massimo, perché vale tutta la partita, perché si è trovato Perisic su suggerimento di Candreva davanti al portiere, cosa ha fatto? L'ha saltato, poi due difensori sono andati a difendere la porta, lui cosa ha fatto? Per non darla rasoterra perché l'avrebbero presa, ha fatto un pallonetto dove non sono potuti arrivare tutti e due, grandissimo gol, veramente, complimenti a Perisic. Ancora possesso Inter, partita che si sta trascinando stancamente verso il 90° con l'Inter che conduce per 3-0 sulla formazione austriaca del Rapid Vienna. Vediamo ancora Borca Valero non viene nemmeno affrontato da Schwab, hanno alzato bandiera bianca i giocatori austriaci, non i tifosi. Massimo, ti do una buona notizia perché l'Olimpia Milano alla fine ha vinto la partita. arriva il 4-0 di Politano su assist di Perisic, 4-0 per l'Inter al 42° della ripresa. Mamma mia, ancora Perisic, che palletta che ha dato lì in mezzo Politano, che è arrivato in corsa e ha appoggiato in rete, 4-0. Grande giocatore, veramente stasera l'ha dimostrato veramente di mettersi a disposizione anche della squadra, nonostante abbia fatto anche gol, ma veramente è entrato in tutte le azioni sotto l'aspetto tecnico, giocatore invidiabile veramente.